Ah, Gesù Dio! Vampata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio della Crazy Locca Pokémon Nero 2. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la nostra seconda medaglia e abbiamo sgominato ancora i piani malvagi del Team Plasma, che però si farà rivedere a breve ad Austropoli. Nello scorso episodio abbiamo anche assaggiato l'inestimabile potenza di Wachog, la pippa. E nulla, per questo episodio ho già messo davanti Absol perché nello scorso episodio praticamente non è mai sceso in campo, letteralmente. E avviamoci verso la zona in cui dobbiamo andare. Nulla, appunto, oggi dovremo fare più o meno due catture. Speriamo che siano catture buone. E appunto ritornerà al Team Plasma. Comunque stiamo andando alla palestra di Artemisio, ma purtroppo Artemisio non ci sarà e adesso lo scopriremo. Il capopalestra Artemisio ha detto che forse era successo qualcosa ed è uscito in fretta e furia. Se ti va puoi provare a cercarlo. Eh? Artemisio se n'è andato di nuovo da qualche parte. Questa, se non sbaglio, esattamente è Iris. Ah, Iris, mi dispiace, c'è stato un imprevisto e Artemisio è dovuto uscire. È una mia impressione o Artemisio non c'è mai? Quando serve non è una tua impressione. E tu chi sei? Ah, cerchi il Team Plasma? Non si era sciolto 2 anni fa? Ma non è il tempo di divagare, vedo che sei in difficoltà, dai ti aiuto. Fammi pensare, un posto in cui si potrebbero nascondere dei manigoldi, quale posto migliore se non le fogne? Cioè, le fogne. Le fogne. Nello scorso gioco si erano nascosti qua. Qua. Erano qui. Fottutamente qui e adesso sono nelle fogne. Tra l'altro, questo dovrebbe essere il giudice onomastico. Sì, lui è il giudice onomastico. E stavo pensando, ragazzi, potrei fare una cosa, ossia dare i soprannomi ai Pokémon completamente evoluti, ossia che non otterranno più un'evoluzione. Ciò sa significare che tutti e tre i miei Pokémon riceveranno un soprannome, perché appunto il loro soprannome avrebbe significato nel momento in cui, dal momento in cui, dal momento, dal, beh, cioè, fatemi ragionare, avrebbe significato perché comunque non si evolvono più e il loro soprannome col significato che ha manterrebbe il suo significato per l'intera serie, sperando che non crepino. E quindi, boh, la domanda del giorno sarà proprio questa, per dirvi se adesso entro in questa fogna e incontro un Pidgey, non gli darò il soprannome perché evolvendosi questo soprannome perderà di significato, ma qualora questo Pidgey dovesse diventare un King Klang che non si evolve, allora lo chiamerò Ingranaggio, oppure Azot, che è il soprannome che darei a un King Klang, e di conseguenza questo soprannome avrebbe senso. Spero di essermi spiegato bene. Voi rispondete alla domanda del giorno. Aspettate, lui non mi dava tipo delle pietre? No, mi diceva che come fare l'ok. No, è bella la vita. Comunque. Ok, adesso io ho un problema. Io so che quale battaglie in doppio ci sono, ma io di battaglie in doppio non ne voglio fare. Non è che su ste scale posso ottenere dei Pokémon, vero? No, eh? Ok, dovrò fare la cattura in doppio, sperando che questo stronzo qua non si metta in mezzo. Sperando anche di trovare bei Pokémon, le Pokéball dovrei aver controllato prima della fine della scorsa parte, perché sì, nel caso non ve ne foste accorti, sto registrando tipo letteralmente 10 secondi dopo che ho registrato l'episodio 4 per tirarmi avanti i Pokémon. Merda, Dio buono, che schifezza devastante. Io punto a Tangela perché si può evolvere. Tra l'altro dovrei essere riuscito a randomizzare le evoluzioni. È anche un'abilità che non mi fa schifo. Dicevo, dovrei essere in grado di randomizzare le evoluzioni dei Pokémon che si evolvono dopo aver appreso una mossa. E quindi Tangela dovrebbe evolversi anche se non dovesse apprendere Forza Antica. Quindi il problema non si porrebbe, si spera. Tra l'altro il rivale ha un Kling. Ho parlato di Kling Klang 5 minuti fa. Ecco, quando dicevo che non deve fare il bastardo al rivale, falce cannone? Oddio, se questa qua è randomizzata con una precisione decente è una gran mossa. Comunque Mega Ball, per piacere entra. No, eh? Allora, te lo lascio indebolire a te, perché se lo indebolisco io va a finire che poi tu me lo butti giù. No, comunque c'è, ha fallito 2 volte di fila, mi sa che c'è una precisione di merda. Mega Ball. 1, 2. Sì, perfetto, ho preso Tangela, ottimo.
Un Pokémon che si evolverà finalmente. Tipo Psico, un altro. Non è possibile. Dai, che cazzo però. No, non voglio dargli il soprannome. Un altro Psico. Siamo a due Pokémon di tipo Psico. Ottimo. Ah no, sapete che... Oh, nel frattempo... Oh, Zampillo. Sul serio? Zampillo? 25 di potenza! Cioè, è inutile! È inutile sta mossa! Non colpirà neanche per sbaglio! Non ci credo! Cioè, io lì pure a chiedermi, dai, magari me la randomizza bene. Vabbè. Dite che un repellente ce l'ho? Sì, perfetto, un super repellente. No, dicevo, ci saranno tre catture. Perché ci sarà anche la cattura sull'antico sentiero. E tra l'altro, adesso che ci penso... Tu? Ah, è vero, a sta zona qua potremo accedere dopo. No, volevo vedere se prima di arrivare dal Team Plasma si potesse sfidare qualche allenatore. Infatti è così. Oh, sì, perché ho spoilerato. All'antico sentiero ci sarà il Team Plasma. Quindi abbiamo fatto la cattura qua dentro. Abbiamo tutto Tangela. Avremo la cattura all'antico sentiero e potremo ottenere un altro Pokémon. E quella al centro di Austropoli, dove ne otterremo un altro ancora. Spero di ottenere qualcosa di meglio di... dell'aborto vivente Tangela. E comunque questo spazzino ci manda in campo un cincino. Comunque raga, non so voi, ma io direi di togliere la falciacannone. Cioè, alla prima opportunità che ho la levo. Perché è... quando si parla proprio di mosse inutili, io questo intendo con mosse inutili, cioè non colpisce, letteralmente. Qui lava contro Mew, calciarullo. Ciao, è stato fuoco pugno, calma, ok, perfetto. Io devo sempre ragionare sul tipo che sono. E nulla, perfetto, li abbiamo battuti. Tra l'altro io in queste fogne qua mi sono sempre perso. È un posto che sinceramente non apprezzo, ma non tanto perché sia brutto. Evviva, non vedevo l'ora di affrontare altri allenatori. Un bijou terra, indispensabile per chi volesse praticare l'arte del poke trainer. No, la mia domanda era, non si può più proseguire, cioè sul serio? Ah, giustamente, io invece ho trovato Tangela. Perfetto. Urkugiu da siccità. Ah, tra l'altro non ho visto... Cosa vuol dire tentativo di fuga? LOL? Questo clink è drogato. Vabbè, Tangela, che statistiche hai? È fermo. Cioè, ha la natura a favore per la velocità. Cosa? C'ha la natura a favore per la velocità. E a 9. È fossile sto Pokémon. No, ok, si poteva proseguire da questa parte, perfetto. E... ma sapete che questa zona qua io non me la ricordo nemmeno. Comunque abbiamo trovato questo simpatico operaio. E comunque raga, Tangela è scandaloso, cioè sul serio, com'è possibile una cosa del genere? Firov nel frattempo. Contro Absol che dovrei levare perché già quasi a livello 22, anzi finita sta battaglia verosimilmente ci arriverà a livello 22. Non gli ho fatto nulla, Magma Clisma, no, devi stare fermo. È tipo Magma Clisma, se non sbaglio è il turbo fuoco potenziato, una roba del genere. Absol livello 22 e olè, mettiamo davanti. Cioè, qualcuno adesso mi spieghi gentilmente perché io dovrei trovare interessante l'eco del tunnel. Voglio una spiegazione plausibile. Ok, lì dietro c'era una stanza interessante. Ancora voi due, cosa siete? Coppietta felice per la vita? Vi siete sposati? Non lo so, state festeggiando le nozze di cristallo. Come tentativo di fuga non fallito? Voglio scappare. Fagli un altro drago, ti prego. No, voglio vedere un altro drago. Volete... No, scusate. Quello Slowking non ha difesa, mi state dicendo. Cioè, un vento argento di sto coso qua che su Tangela non faceva nulla, l'ha mandato... Ok, è morto il suo. Oddio. Calma tutti. Gli infarti, cioè, era il suo. Mi stavo già prendendo male. Randall, sei tu? Ah? Ottimo.
Ma basta! Fatemi fuggire, mannaggia a voi! Ma cosa vi ho fatto di male? Per piacere! Tra l'altro, raga, il rivale ci cura i Pokémon, è un'ottima cosa. Ma perché non mi dovete far fuggire? Ma cosa vi ho fatto? Oddio. Tanto un altro repellente non ce l'avrò neanche per sbaglio. E ci mancherebbe. Comunque, raga, metto davanti Absol perché lui ci fa scappare. No, forse Mew. Mew incute più timore, in teoria. Non so bene da cosa dipende. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere. Da cosa dipende il fatto che io riesca a fuggire o no da un selvatico? Oltre che dal livello, che lo so. Ma in più cos'è che c'è? Cioè, qual è il perché? Pietra lieve? Ok, pietra lieve dovrebbe essere quello strumento che praticamente è un sasso che ti rende più leggero. Ed è una cosa che io non ho mai capito. Cioè, secondo quale criterio fisico-psicologico un sasso dovrebbe renderti leggero? Capite? Che non ha senso. Comunque, Mew Clink, tra l'altro bellissima l'ombra che fa Mew. È proprio fatta bene. Me ne sono accorto adesso. E... no, allora mi sa che è proprio... è proprio Slowking che c'ha la mamma puttana. Cioè, non c'è scelta. Perché è lui che non ci fa fuggire, in pratica. Vabbè, comunque noi stiamo facendo fare tutto il lavoro sporco a Clink, che li sta mandando a casa. Lui fa zampillo. Ok, perfetto. Madonna, ragazzi, cioè, puoi essere più lento di sto Pokémon? Io dubito, sinceramente. Un medico ci tornerà utile, sicuramente. Questo per curare i Pokémon. Dopo, ovviamente, che il rivale ci avrà abbandonato, sarà utile. Ole, ciao. Wait, cosa? Volcarona. Mi sembravo tipo Montolivo, Volcarona. No, Montolivo penso che sia Tangela, tecnicamente. Intanto mi è schioccato il ginocchio. Ok, scendi neve, sabbia a fiume, siccità, riparo. Vi ho capito ormai. Calcio rullo. Quasi giù, lacerazione. Sperando che tu non abbia l'attacco del Cristo. Era pure un critical, ottimo. Ah, tra l'altro, cioè, con che culo tu puoi avere sabbia a fiume ed essere di un tipo che resiste alla sabbia? Io non ho visto male, ma ha fatto fuoco blu? Muori? Ok, ci siamo capiti. 1000 punti esperienza, raga, sto Mew qua cresce troppo velocemente. Credo che, I think he's illegal. E comunque, raga, Watchog è palesemente, cioè, non è che è il più scarso del team. Cioè, c'è Mew, Absol, 20 metri di merda, e poi c'è Watchog. Semi-cheat. Tu avevi un'utilità, però non mi ricordo quale. L'esperimento di oggi era? La droga. Cioè, gli esperimenti di oggi sono buoni. Ti do una pozione. Cioè, lo fareste anche voi, no? Cioè, quando voi prendete un bel voto, no? A scuola. Andate dalla prima tipa che trovate per strada e le regalate una pozione. Lo facciamo tutti, in fin dei conti, no? Raga, sto posto qua è gigantesco, non me lo... ah, l'utilità, perfetto. E ditelo, ditelo, ditelo che fate le zone utili. Comunque qua penso che, cioè, di... con Surf si possa andare... cioè, ora, non vorrei aver sparato una cagata di dimensioni epocali. Due figli di puttana, perfetto. Questi qua non ci fanno fuggire, raga. Il video lo chiamerò tipo... Slowbro... da Slowbro non scappi, una roba del genere. Gli a doppio schiamazzo su Clink me l'hanno mandato a casa. Però Dragon Ball ne shot a uno. Io mi faccio l'esperienza praticamente così. Watchog sta fermo, cerca di fuggire. Clink li shot e mi faccio l'esperienza. Ho provato a fuggire di nuovo, non era mia intenziolla. Ok, Clink è morto. Allora, Drago Furia, ti prego, vai giù. Pugno scarica su serve finché non... no! Ok, no, ok, no. Autodistruzione non... porca troz, fai schifo, fai! Che raga, se fossi morto così... oddio, carta vetro! Che infarti! Tutti insieme, poi! Oddio, mamma mia, che... oddio, Shackle, che cancro. Mamma mia, che schifezza. Via, fuga, fuga. Come? No, dai, Pedinombra. Non ci voglio credere. Chi è che ha Pedinombra? Che lo mando subito a casa. Vai via. No, ha attaccato Clink. Scusa, l'ho ammazzato. Se lo prendo lo ammazzo. Ma no. No, raga, non volevo, lo giuro. No, ha attaccato di nuovo Servo.
scusa, scusa, non volevo. No, fermi. Che cosa sta succedendo? Ok, ce la sei. State calmi, cazzo. Oddio, no. Ok, non ha magia difesa. Calma, calma, calma. Perché sì, ho randomizzato le abilità stavolta. Dai, stavolta mi fate fuggire. Che due coglioni, non ci credo. Ah, giusto, che c'è ninja comunque, ha solo un PS. Vero. Oh, vi prego, fatemi uscire da sto posto. Andiamo a sfidare il Team Plasma. Non vedo l'ora. No, raga, il cancerogeno, basta. Dio mio, se sei cancro. Si città di Slowki. Tra l'altro, raga, Sheninja senza la magia difesa è il Pokémon più inutile che abbia mai visto. Dragobolide, ok, tu mandi giù quello e mando giù Sheninja, ottimo. Siamo a 15 minuti di registrazione e non abbiamo fatto una mazza. Probabilmente in questa parte qua esploreremo solo fogne e di... Datemi da bere. Io. Cioè io non ho parole. Qualcuno mi spieghi com'è possibile sta cosa. Cioè le abilità le ho randomizzate. Eppure la vita fa schifo. Due merde. Ah, Gesù, 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 Gesù. Fammi fuggire. Non sia mai. Ma ti baratto la famiglia, ti giuro, al mercato nero. Dai, non è possibile che non mi fate fuggire. Che due coglioni. Tutto l'episodio così devo fare. Cosa hai fatto? Hai misclicato, hai fallito. Sei un aborto. Fatto bene a buttarti giù? No, 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 no. Vai giù, 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 vai giù. Godo! Godo troppo! Non ti ho fatto nulla? Ottimo! Dai, ti prego. Magari con flagello lo butto giù, chi lo sa. No, congiura, ascoltami. Cioè, sul serio, devi morire. Devi morire. Attaccalo, Clink, ok. Basta, vi prego, fatemi andare ad affrontare il Team Plasma. Scongiuro, questo episodio dura 40 minuti. Vito Roccia, crede di essere nel competitive questo. Oddio, ok, perfetto, ci siamo. Ehi. E voi che volete? Noi del team voi del Team Plasma non siete altro che bulli. Cosa? Come osi darci dei bulli? Non interferire con il nostro progetto di liberare i Pokémon. Chiudi il becco, liberare i Pokémon, certo. A chi lo volete dare a bere? E come se non bastasse, usate i Pokémon rubati come strumenti. Silenzio, consegnateci i vostri Pokémon. Battiamoci, Creepy, devo combattere ancora con te il tuo... Minchia, raga, se questo qua manda Servine con autodistruzione, mi incazzo sul serio. Ah, cioè, siete... Un altro Volcarona. Cazzo. Ah, tra l'altro alla fine di questa battaglia dovrebbe esserci Acromio, se non ricordo male. Sabbia fiume, perfetto, sono sfigato. Allora, non lo so, provo un Rogodenti così dal nulla. Fuoco blu, aia. Urco giù è super efficace. Dragobolide, ok, vero che lo mandi giù. Olè, perfetto. Un problema tecnicamente l'abbiamo risolto, che poteva essere quel Cristo Dio. Perché devi miscliccare? Attacca, fuoco blu, evito l'attacco, perfetto. Vento gelato, diminuisce la velocità, magari lo outspeediamo, chissà. Però non è possibile, cioè non è possibile che non ne imbrocchi una Watchog. Sei una cosa impressionante. Dai, vai giù, fuoco blu. No, cazzo! La tempesta. No, forse lo butto. Vi prego. No. Mi sa che è morto. Sì. Vita 1. Fermi, fermi. No, 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 no. Lo sostituisco, lo sostituisco. Non si sa mai. Non si sa mai. Oddio, vita 1. Drago Ball, sì. Salvezza, raga. Salvezza. Watchog fa schifo, ma è un eroe perché regge. Cioè, non quanto John Frog, però raga, sta cercando di prendere il suo posto. Eccolo qua, Acromio. Non so che voce dargli.
No, perfetto, eccolo qua, fail di creepy. No, questo è Artemisio. Tu sei il capo palestra Artemisio? Sì, sono proprio io, l'unico e solo Artemisio. Non c'era nessun altro tipo sospetto da quella parte. Ah, davvero? Assolutissimamente, anch'io sto tenendo d'occhio il team plasma. Comunque, vogliamo uscire da questo posto? Per qualche motivo queste fogne mi interrompono il flusso creativo. Ehi Artemisio, se non sbaglio tu hai affrontato il team plasma 2 anni fa con gli altri capi palestra, vero? Ho sbagliato, deve essere la voce di Luke. Grazie per il tuo aiuto, accetto questo regalo e fanne buon uso. Forza, ottimo. Mi hai dato la forza. Ok, io sinceramente vorrei fare la cattura. Eccolo qua. Mi hanno tirato una bottiglia sul balcone. Non sto scherzando, non è uno scherzo. E dopo vi metto la foto qua in schermata. Mi hanno appena tirato un Gatorade sul balcone. Non è uno scherzo. Sono stato vittima di atti vandalici. Torniamo a noi. Allora, innanzitutto c'è quello strumento da prendere e poi ci sono da fare, come ho già detto, 2 catture nel prossimo episodio, perché si è fatta una certa. Nel prossimo episodio sfideremo Artemisio e la sua palestra. Gesù Dio, vampata. Individua. Dai! Com'è possibile sta cosa? Cioè, a parte il fatto che tutti hanno pedinombra. Aero attacco. No, come tentenna, dai, non può far tentenna. Ah! Ti prego! Cos'è cortesia? Oh. Dio mio! Che vita! Uno strumento. Bijou volante. Vabbè, nella scorsa episodio, nella scorsa Crazy Rock c'erano le bacche, adesso ci sono, a parte gli Slowking cancro. Adesso ci sono, giustamente, oserei dire, i bijou. Cavatemi gli occhi, vi prego, basta. Flagello, vai giù. Pugno scarica. Non lo so, le fogne dell'inferno. Non è uno scherzo. Come posso chiamarlo sto episodio? Cristo! Muori! Oh! Madonna, manco fosse il muro d'Adriano, la muraglia cinese. Ah, non ho pozioni. Allora, curiamoci Wachog. Andiamo a fare sta cattura. Basta, io queste fogne qua non c'entrerò mai più. Basta, basta. Gli allenatori, raga, li batterò fuori parte per allenare Tangela. Magari faccio solo una piccola scappatina per cercare gli strumenti. Io te non ti voglio. Ok, fermi, cattura. Non è possibile. Perché? C'è. Dopo Wachog lui. Vabbè. Sapete io che non bestemmio da un po' nei video. È un po' che non bestemmio. D'accordo. E sto cercando di trattenermi, perché comunque è una cosa che non mi va di Swampert. Una cosa che non mi va, sinceramente, di comunque far passare certi messaggi. Però, porco Dio, in certe situazioni ce n'è bisogno. Perché non è possibile. Non solo ho trovato un Pokémon di merda, ma mi è pure schiattato addosso. Ora, ci rimane la cattura ad Austropoli. Prima di, ovviamente, di trovare il classico cancro sulle scale. Ti giuro, Randall, ti libero sulla Hit Platinum, io qua lo dico, qua lo professo. Sto perdendo l'intelligenza. Un altro bijou. Hashtag save creepy, per piacere, nei commenti. Oh, ora, direi di andare a cercare i Pokémon nel doppio,
in modo da magari essere più fortunati. Comunque sì, l'antico sentiero lo esplorerò per allenare i Pokémon che troverò. E me. E se trovassi una pietra foglia potresti essere interessante tu. Ora, Sanguisuga non dovrebbe shottarti. Dovrebbe. Però è super efficace, giustamente. Ma è una gioia per il creepy. Ultima scelta è una mossa che io non ho mai usato. Penso di non averne mai visto l'animazione. Ecco, già che ha solo l'ultima scelta. Ok, perfetto. Adesso non mi azzardo a colpirlo un'altra volta. Io comunque, raga, questo qua lo alleno fisso. E spero di trovare una pietra foglia. Voi fatemi sapere in Nero 2 dove si trovano, perché in questo momento io non mi ricordo. Però Codacciaio non è malaccio come mossa. Oh, volevi. Volevo. E vabbè, l'ho preso in quel posto un'altra volta. Pokéball, niente da fare, perfetto. Sono una lia, madonna, c'ha il moveset più brutto degli ultimi decenni. Non entra. Se lo butti giù, Wachog. Se lo butti giù, Wachog, ti relego nel box. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Io, raga, sono sconvolto, sinceramente, da tutto ciò. Cioè, non riesco a trovare un... E ovviamente a full vita lo prendo, perché non sia mai. Forgive everything, vediamo il T... Come tipo... Come tipo erba, ma cosa vuol dire? Ma perché? Ah, e vabbè. Troverete sia Tangela che Pansage allenati per il prossimo episodio. Sto cancro incredibile che non ha sta... Lenti fumè, questo è cannaiolo. Lui è il cannaiolo, raga. Potenzia le mosse non molto efficaci. Ok, e... No, come Codacciaio 65 di precisione, raga, stoppo qua perché ho bisogno di riprendermi psicologicamente da sto episodio. Comunque, nel prossimo episodio vedrete tutti i Pokémon allenati fino al livello circa 23, perché il capo palestra, se non sbaglio, ce li ha a quei livelli. Spero che questo video vi sia piaciuto, a me non è piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione e rispondete alla domanda del giorno che sarà come al solito qua sotto nella sidebar. Detto ciò, ci becchiamo in un prossimo video.